Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. In realtà per voi non sembra passato così tanto tempo, perché in queste settimane, quando sono tornata dagli Stati Uniti, ho pubblicato tutti i vlog che ho registrato durante la mia vacanza. Però io è da ormai un mesetto che non sto più registrando niente, che non sto più filmando, quindi sono troppo contenta di essere tornata. Oggi voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto negli Stati Uniti. Parto subito dicendovi che ho preso pochissime cose, cioè non me l'aspettavo di prendere così poche cose. Un po' perché quando siamo stati a Los Angeles e a Las Vegas, essendo per noi la prima volta, non abbiamo proprio pensato allo shopping, abbiamo fatto una full immersion di luoghi da vedere. Abbiamo fatto 5 giorni a Los Angeles e 2 giorni, un giorno e mezzo a Las Vegas, e quindi abbiamo dedicato quasi tutto il nostro tempo alle città e non allo shopping. Invece a New York abbiamo fatto un pochettino più di shopping, però anche lì davvero io mi sono trattenuta tantissimo, un po' perché stiamo arredando casa, quindi devo risparmiare un pochettino, e un po' perché non lo so, non ho preso nulla. E tra l'altro, adesso che ci penso, forse si è fatto più acquisti di me. Comunque, tralasciando questo, parto dal primo acquisto che ho fatto negli Stati Uniti. L'unico acquisto che ho fatto a Los Angeles. Dopo gli Universal Studios siamo stati a City Hall, se non ricordo male, e che si trova proprio fuori dagli Universal Studios. È un mini centro commerciale all'aperto con ristoranti e negozietti, e ho trovato questo negozio che si chiama Nectar, dove realizzano prodotti da bagno, un po' come Lush. E questo negozio l'ho trovato soltanto a Los Angeles e a Las Vegas, mentre a New York invece non ho visto nessuno store di questo brand. Comunque, ho preso soltanto un prodotto, soltanto una cosa, perché avrei svaligiato tutto. Ho fatto anche qualche ripresa che avete visto, che ho inserito nel vlog di Los Angeles, appunto dopo gli Universal Studios. Avrei davvero preso tutto, però i costi non sono proprio così low cost, un po' come Lush. Questo, se non ricordo male, l'ho pagato sui 10-11 dollari. Di cosa si tratta? È un sapone che si può utilizzare nella vasca da bagno o anche semplicemente per lavare le mani, a forma di ghiacciolo. Cioè, guardate quanto è bello. Fanno un sacco di cose carine. Ci sono anche le bombe da bagno, fatte ad esempio a forma di cake, di torta, di cupcake. Davvero troppo troppo belli. E io tra le tante cose ho scelto appunto questo ghiacciolo, che è buonissimo, un profumo stra buono, un profumo dolce. Stavo cercando di trovare sulla confezione la profumazione, ma non c'è scritto. È realizzato con olio di cocco, insomma con ingredienti naturali, però non c'è scritto la profumazione. Vi posso dire che è un profumo molto molto dolce. Se non ricordo male, credo di aver preso una cosa come zucchero filato o qualcosa di questo tipo, perché c'erano anche altri ghiaccioli con altre profumazioni, come anche all'anguria, era buonissimo. Però alla fine sono ricaduta su questo anche perché mi piacevano i colori, e se non ricordo male è zucchero filato o comunque qualcosa di molto molto dolce. E questo è stato il mio primo e ultimo acquisto che ho fatto a Los Angeles. A Las Vegas invece ho preso 2 prodottini per le labbra, perché dovete sapere un po', forse se avete seguito i vlog vi siete accorte, mi si erano praticamente scottate, bruciate tutte le labbra. Questo è successo a Los Angeles e non faceva così caldo, sì, si stava molto molto bene da girare con un vestitino, quasi come se fosse estate, però non era un caldo troppo esagerato, fastidioso. Però mi sono completamente scottata, bruciata le labbra, specialmente nella parte qui in alto, quindi ho dovuto ricorrere a dei rimedi, anche perché non avevo un lip balm, un burro labbra, non me lo ero portata. Quindi quando ero a Las Vegas una sera siamo entrati in questo supermarket, diciamo, e ho preso questo lip butter al profumo di coconut lime, quindi cocco e lime. L'ho usato davvero davvero tanto quando ero là, praticamente tutti i giorni. L'ho usato tantissimo anche a New York. Mi ha aiutato, però niente di eccezionale. La marca è Love and Toast, sinceramente non l'avevo mai sentita, però non so, mi piaceva il pack, mi piaceva la confezione, poi non l'ho neanche pagato tanto, un paio di dollari, quindi insomma l'ho preso. Poi ho preso quest'altro lip balm a forma di macaron, ed eccolo qua, guardate quanto è bello, sembra davvero un macaron fatto molto molto bene. Io ho scelto la profumazione strawberry, è davvero
troppo troppo buono. C'erano altre profumazioni alla menta, poi c'era un macaron tutto azzurro, però non ricordo la profumazione. Questo, se non ricordo male, l'ho pagato sui 4 dollari, non l'ho ancora provato, è ancora intatto, l'ho preso proprio perché mi piaceva il pack, mi piaceva il colore, mi piaceva insomma che fosse, che assomigliasse a un macaron, quindi l'ho preso. Questo è della marca It's Skin, pagato davvero davvero poco comunque. Poi basta, questi sono stati gli acquisti che ho fatto a Los Angeles e a Las Vegas, davvero davvero pochi, non è da me, vabbè. E quindi poi passiamo a New York. Per noi questa era la terza volta, è una città però che ci ha affascinato fin dalla prima volta, è meravigliosa, almeno una volta nella vita secondo me è da vedere, proprio quella città che bisogna vedere almeno una volta nella vita. Però ci piace talmente tanto, quando abbiamo occasione, possibilità di tornarci, ci piace tornare anche semplicemente qualche giorno. A New York abbiamo fatto comunque non pochi giorni, perché abbiamo fatto 5 notti, 6 giorni. Siamo poi arrivati lunedì sera, quindi in realtà quel giorno un po' l'abbiamo perso, però conoscendo bene la città, perché devo dire che New York, a differenza di Los Angeles e di Las Vegas, posso dire che la conosco abbastanza, è una città davvero che mi piace molto, quindi ci piace sempre tornare. Però anche a New York, nonostante tutto, nonostante per noi era appunto la terza volta, quindi tante cose, tantissime cose le avevamo già viste, quindi le abbiamo semplicemente risalutate, e nei musei non siamo praticamente entrati appunto perché le avevamo già fatte la prima volta. Avevamo quindi sì il tempo per poter fare shopping, però non lo so, non ho preso niente. Strano, perché la prima volta sono stata a New York ho preso davvero un sacco di cose, come ad esempio da Tiffany, io adoro Tiffany, lo sapete, e da Tiffany a New York sulla Fifth Avenue il negozio è bellissimo, quindi semplicemente soltanto per una visita secondo me è da vedere, è da entrare. E la prima volta che sono stata a New York e che sono entrata da Tiffany, non dico che l'ho svaligiato, però avevo preso 3 o 4 cose, mentre invece stavolta sono entrata sì nello store, perché è davvero bello, merita un sacco, però ho resistito, c'erano un po' di tentazioni, però ho resistito e non ho preso niente. Cosa, da dove partire? Allora parto da... no, mi sono dimenticata una cosa. Da Victoria's Secret a Los Angeles, sì, dopo la giornata a Santa Monica, nello store di Santa Monica, ho preso giusto un paio di mutandine, alcune mutandine, ve le faccio vedere velocemente, perché comunque quelle di Victoria's Secret sono davvero molto molto belle. Ho preso queste lilla violetto, questo bellissimo colore, e dietro sono leggermente trasparenti. Gli slip di Victoria's Secret costano parecchio, perché vengono 10,50 dollari, però non ci sono le promozioni, un po' come succede per le creme, quindi prendendo un tot di slip si paga davvero alla fine poco, con 30 dollari si prendono 4 o 5 slip. Comunque ho preso queste, poi ho preso queste che mi piacciono molto, è questo argento, ok sono sporche, non sono accorta adesso, non ci ho fatto caso, comunque ecco qua, così, dietro sono a brasiliana e argento con tutti questi glitter. E poi le ultime che ho preso sono queste, no c'è ancora un paio, allora queste qui, anche queste sono leggermente trasparenti, azzurrine, color carta da zucchero. Queste sono invece delle culotte. E poi le ultime sono queste qui, rosa, con le stelline argentate. E anche queste dietro sono brasiliana. Devo dire che le mutandine di Victoria's Secret mi piacciono. Quando vado all'estero li prendo, faccio sempre scorta, prendo sempre qualcosina. E sempre restando in tema intimo, da Forever 21, lo store che si trova dove c'è Times Square, ho preso questo... questo pigiamino di questo color color crema, che mi piace molto, è una tutina in pizzo, dietro c'è la schiena completamente scoperta. In estate, quando fa tanto tanto caldo, non sopporto dormire con un pigiama vero e proprio, quindi mi piace indossare anche queste cosine molto molto leggere. Sotto c'è il pantaloncino con il pizzo. Questo l'ho pagato, ho tolto l'etichetta, non ricordo più, comunque una cosa come 10, tra i 10 e i 12 dollari. Ah, eccolo qua, non l'avevo tolto. No, col cavolo. L'ho pagato 19,90 dollari, circa 20 dollari. Molto molto bello indossato. Poi vi faccio vedere un altro pigiamino, perché sì, mi sono data i pigiamini, che ho preso da Victoria's Secret, sempre a New York. Questo l'ho preso nello store vicino a... la Fifth Avenue, una cosa del genere, se non ricordo male.
ho preso questo compiatino, questi sono i pantaloncini, sono davvero molto belli così in ciniglia, con l'elastico in vita con la scritta appunto Victoria's Secret, l'ho preso in grigio, mi piaceva tantissimo anche in rosa, però non c'era la mia taglia nei pantaloni, non c'era la taglia più piccola, quindi alla fine ho preso la versione grigia, anche se poi una volta indossato forse ho preferito il grigio rispetto al rosa, inizialmente ero partita con il rosa, però poi quando ho provato la canottiera rosa la preferivo grigia, quindi meglio così. E questa appunto è la sua canotta, che ho preso sempre in taglia small, semplicissima, davvero, potete vedere, molto molto semplice, molto basic, però i pigiami di Victoria's Secret non costano poco, perché questo toppettino l'ho pagato $30, 29,95, idem per gli slip, per i pantaloncini, anche questi li ho pagati 29,50, quindi alla fine $60 per questo questo completino, però mi piaceva molto e visto che non ho un bel completino, praticamente se non ne avevo per l'estate, ho preso questo di Victoria. Poi ho preso questo set di bombe da bagno, appunto per il bagno. Guardate la confezione, quanto è bella così, con confezionati come se fossero dei gelati. Qui c'è una bomba da bagno rosa, dove il cono è semplicemente carta, però la confezione è molto bella. Qua invece abbiamo due bombe da bagno, l'ice cream, insomma il gelato, la bomba da bagno a forma di gelato e poi la bomba da bagno a forma di cono. E poi c'è la spugnetta per da utilizzare insomma nella vasca da bagno. Questo li ho pagati, questo te l'ho pagato $10. Lo faccio vedere aperto, vediamo. Mi sono procurata le forbici. Ecco, guardate come si presenta. C'è il cono di carta e poi c'è appunto la spugnetta rosa. E sembra proprio un cono gelato. Questa mi piace utilizzarla sotto la doccia o nella vasca da bagno proprio perché fa tanta tanta schiuma e mi piace molto. Questa bomba da bagno è davvero bellissima, cioè guardate, è proprio un cono gelato, molto bella, molto simpatica. E questa invece è l'ultima, una classica bomba da bagno rosa. Queste non vedo l'ora di provarle nella vasca che abbiamo messo a casa nuova, che ancora dobbiamo provare per la prima volta perché l'abbiamo installata, ma ancora non l'abbiamo provata proprio perché non viviamo ancora lì, quindi è ancora la bella intatta. Sempre per casa nuova ho preso questa frusta che mi piace per due motivi, perché c'è la frusta vera e propria che è tutta bianca e poi perché c'è il manico oro rosa, cioè guardate che bella. Questa l'ho pagata $3,99, $4, non vedo l'ora di metterla nella mia nuova cucina. Poi siamo stati da Bath & Body Works e lì abbiamo davvero svaligiato il negozio perché abbiamo preso un sacco di creme, sia io che ste. La prima che ho scelto e che poi ho regalato a mia mamma è questa al profumo di vaniglia. Lei adora la vaniglia, ma piace tantissimo anche a me, cioè amo le profumazioni dolci, lo sapete. E quindi ho preso questa, cioè mamma mia, è troppo troppo buona. Adoro le creme corpo, mi piace utilizzarle dopo la doccia, specialmente adesso che sta arrivando l'estate. Io sempre puntualmente in estate dopo la doccia mi metto su tutto il corpo, sulle gambe, queste creme, che siano di Victoria's Secret oppure di Bath & Body, perché ne ho già diverse negli acquisti precedenti negli Stati Uniti, che ancora non ho finito, quindi devo terminare prima di iniziare queste, e sono buonissime perché vanno ad idratare la pelle, poi hanno un profumo davvero buonissimo, che davvero sembra di aver spruzzato il profumo e invece è semplicemente una crema. Sono davvero molto persistenti, questa appunto alla vaniglia. Poi ho preso questa con questo pack tutto rosa che mi piace molto. Secondo me queste creme sono belle anche posizionate in bagno, magari una vicina all'altra. Questo è il profumo di fiori, vaniglia bianca, muschio bianco, vaniglia, sì, al profumo di fiori. Anche questa profumazione è davvero buona, è super super dolce anche questa. Non vedo l'ora di provarle. Poi da Victoria's Secret ho preso questa fragranza, proprio per l'estate, indicata per l'estate. Questa è realizzata con champagne e pesca. E qua non si sente perché c'è ancora sigillata, però l'ho sentita ovviamente in negozio, le ragazze, è buonissimo, anche questo ovviamente molto molto dolce. Guardate come sono belle messe tutte vicine nel bagno, secondo me devono stare davvero davvero bene. Poi ho preso sempre da Bath & Body igienizzanti mani, sapete quanto mi piacciono, quanto li utilizzo.
sono davvero davvero buone le profumazioni che si trovano da Bath & Body Works. Io ho preso appunto questa, che è davvero buonissima. Questo è il profumo di melone e cetriolo. Poi ho preso questa, che è il profumo di fragola, anche questo igienizzante. È buonissimo, sento un sacco la fragola. E l'ultima profumazione che ho scelto è questa. Adesso qua viene riportata la scritta più verde, però in realtà la profumazione è... non ricordo se vaniglia o se cupcake, perché la profumazione, ragazzi, è buonissima, è dolcissima, sembrano... sì, sembrano dei cupcake. E in questa profumazione ho preso anche la candela. Adoro le candele di Bath & Body Works perché profumano tantissimo sia da spente ma soprattutto anche da accese. Ho preso la versione grande, anche questa con la scritta Happy Birthday, perché in quel periodo, quando siamo stati appunto noi da Bath & Body, non c'erano le candele con la classica, il classico pack, ma c'erano le candele con la scritta appunto più verde, pure per la festa della mamma, insomma. E quindi insomma ho preso questa. Mi piace molto comunque il pack tutto nero. In realtà la scritta più verde sì, fra poco è perfetto per me, perché fra poco compio gli anni, il 25 maggio. Probabilmente questo video lo caricherò dopo. Comunque non mi importava insomma avere il classico pack, quindi mi è andata bene anche così. E questa candela, ragazze, è buonissima. Mamma mia, troppo troppo buona. Vediamo se qua viene scritta la profumazione. Sì, esatto, semplicemente vaniglia, vaniglia, latte e marshmallow. Ok, cioè stare qua tutto il giorno è davvero troppo troppo buona. Questa però non la voglio accendere perché la voglio tenere da utilizzare, da accendere poi nella casa nuova. Ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi per il momento me la sniffo ogni tanto. E poi l'ultima cosa che ho preso a New York, l'acquisto un po' più folle diciamo, è stata questa pochette di Michael Kors. Questa l'ho pagata, mi sembra, $130, era scontata, e l'ho presa rosa perché non ho neanche una pochette in realtà, perché li utilizzo poco, però ho detto no, mi serve una pochette. E infatti mi è stata davvero molto molto utile anche durante gli ultimi giorni a New York, perché l'ho sempre utilizzata. Non è molto capiente, però riesco a farci stare un po' di cosine. Ad esempio, mentre eravamo a New York, riuscivo a farci stare la macchina fotografica, il portafoglio di sé, il mio no perché era troppo grande, se entrava il portafoglio non entrava la macchina fotografica, quindi portafoglio e macchina fotografica. Poi vabbè, gli igienizzanti mani perché me li porto sempre, i documenti, i fazzoletti di carta e che altro? Sì, basta, poi è praticamente piena. Comunque è tutta rosa cipria con il logo dorato, c'è anche la nappina che però volendo si può togliere, e poi la cosa comodissima è la tracolla con un pezzo di catena qui dorata. Questa mi è stata davvero utilissima durante i giorni a New York, proprio perché avevo sempre le mani completamente libere, avevo la mia tracolla molto molto leggera. Infatti un giorno ho anche rischiato di lasciarla al ristorante perché l'ho appoggiata e mi sono completamente dimenticata. Fortunatamente una signora è stata così carina che l'ha portata in cassa, quindi poi quando mi sono accorta sono tornata a prenderla. Grazie a Dio davvero, perché è talmente leggera, quando giro appunto sempre queste borse ingombranti piene di cose ci metto il mondo, super pesanti, quindi se non ce l'ho mi accorgo di non averla. Questa invece super leggera, l'ho dimenticata. Vabbè, comunque meno male che è andata bene, che insomma la signora è stata così gentile da portarla in cassa. Io mi sono accorta quasi subito, però. Comunque, tralasciando questo, dietro c'è anche questa taschina esterna che si chiude con il bottoncino. Davvero mi piace molto, mi piace questo colore e non vedo l'ora di utilizzarla quest'estate con i vestitini, proprio perché è davvero leggera, non si sente indosso. Sì, non ci sono tantissime cose, però quando devo uscire la sera poi non mi serve che devo portarmi dietro chissà cosa. Nulla, vi ho fatto vedere tutti gli acquisti, seppur pochi, perché sì, mi sono resa conto di non aver preso tanto, però mi va bene così, sono sincera. Tutti gli acquisti insomma che ho fatto negli Stati Uniti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se ancora non avete visto il vlog che ho registrato durante la mia vacanza, ve li lascio linkati magari qui nelle schede, o comunque l'ultimo vlog che ho pubblicato. Gli altri magari ve li lascio linkati qui in info box, oppure guardate semplicemente il mio canale se ancora non l'avete visti e volete curiosare per vedere dove siamo stati. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!